Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buonasera, buonasera a tutti, bentornati per questo appuntamento con Speciale News Azzurro Brasile. L'Italia non ce l'ha fatta, la nazionale azzurra di Cesare Prandelli ha perso poco fa in maniera, vorremmo dire, abbastanza discutibile a Natal contro l'Uruguay per 1-0. Purtroppo dobbiamo dirlo con il nostro grande rammarico, un'eliminazione che ci è stata data da un arbitro che di cognome Van Moreno, beh certo non è un imbecille, ma quantomeno è uno che non sa arbitrare certamente. È stata una direzione arbitrale francamente sconcertante, anche sull'episodio riguardante Marchisio, un fallo normalissimo che questo innominato, anzi se vogliamo dire proprio dirla tutta, incompetente arbitro ha punito con il cartellino rosso, un'assurdità, così come anche non ha punito un morso di un giocatore uruguaiano nei confronti di Giorgio Chiellini. Che cosa dire allora? Un'Italia che è stata mandata via dagli arbitri strapagati dall'organizzazione della FIFA? Beh, certo, questo bisogna dire, questo bisogna ricordare, ma comunque è un'Italia che se avesse dato un po' più di grinta, forse quel pareggio anche in inferiorità numerica sarebbe stato più che utile per andare. Purtroppo è successo, purtroppo un arbitro ci ha mandato via dal mondiale, questo è un fattore certamente inoppugnabile, ma anche, se ci permettete di dirlo, che questa Italia meritava forse di andare agli ottavi, o non meritava, non sta a noi dirlo, sta di fatto che purtroppo ci sono stati dei fatti assolutamente vergognosi, scandalosi, e per questo che l'Uruguay non avrebbe avuto veramente il diritto di andare avanti. Purtroppo è stata favorita dall'arbitro, e questo è fuori di discussione, ma sfortunatamente purtroppo ci sono arbitri strapagati e anche dei parrucconi, quelli della FIFA, che davvero hanno lasciato il segno. Non pensiate che questa sia una sorta, come si può dire, di sfogo dopo una vittoria, perché i fatti sono quelli che sono, i fatti sono quelli che si sono visti e che noi abbiamo visto chiaramente in televisione, così come anche tutta l'Italia, che ne è uscita davvero scandalizzata. Quindi c'è veramente poco da fare. Facciamo i nostri complimenti a questo arbitro birlocco, stupidino. È francamente incompetente, lo ripetiamo, veramente incompetente. Ci sarà anche altro modo naturalmente di parlare ancora di questa sfida dei risvolti, anche perché proprio a caldo lo stesso Prandelli ha annunciato che si dimetterà dalla guida tecnica della nazionale. Naturalmente torneremo poi a parlarne domani con ampio risalto nel corso della nostra trasmissione delle 12.30 di Radio Sport, però non ci dobbiamo dimenticare che comunque il mondiale prosegue, ma le polemiche restano, state tranquilli su questo. Alle 22 si svolgerà l'ultima giornata del gruppo C con queste partite a Cuiabá, Giappone, Colombia ed a Fortaleza, Grecia, Costa d'Avorio. Vi abbiamo dato in anteprima quello che è stato il post partita di Italia-Uruguay. L'Uruguay immeritatamente agli ottavi di finale, lo diciamo veramente davvero immeritatamente. Complimenti ancora a questo arbitro scandalizzante. Naturalmente con voi e con noi ci ritroveremo domani a commentare questa vergogna per l'Italia. Grazie per l'ascolto, buonasera.